Go, ladies and gentlemen, sono qua io, Zodiac, insieme di JTF Under. Bella a tutti ragazzi, qui è Andre e oggi diciamo sono qua su questo meraviglioso canale Anale, proprio anale. a portarvi un doppio nuclear di fallo. Allora, diciamo, il fallo è un'arma diciamo discreta, però per, diciamo, per giocare con il fallo uno deve avere anche una buona connessione, perché se no con il fallo diciamo è un po' più difficile giocarci. E oltre a questo, in questa partita era giocata sulla mappa Carrier, su una modalità squadre multiplayer, vedete ben vedere, e stavo usando il fallo accessoriato con il mirino laser e calcio regolabile. Come specialità io uso sempre su ogni arma anti-scheggio, inflessibile, sciacallo e acciaio. E invece come letale usavo un C4, non uso mai la specialità 3 perché penso che non sia molto importante. Te invece, Giulia, che cosa ne pensi della specialità 3? Ah, io non proprio di Black Ops 2 a me Ah già, è vero, proprio è vero. non mi interessa proprio E niente. vabbè, quindi lui diciamo non è un grande appassionato rispetto a me, possiamo dire così. E comunque diciamo in questi giorni ragazzi mi è successo un paio di cose, vero Zoyak? Allora, sì, allora devo dire due cose. Allora, prima di tutto ha parlato di connessione, alla fine vedrete. Come in ogni presentazione del nuovo membro, la connessione dello speed test. E poi volevo specificare che questa è la sua presentazione, quindi oggi faremo una roba molto svogheggiante perché Ander è sul letto d'ospedale con una costola rotta a fare il commentary. ragazzi, Spiega un po' il perché. cioè, allora, vi spiego un po' la vicenda. Allora, stavo uscendo con i miei amici, no? Noi si esce, non sempre, però qualche volta si esce così, in dei locali, in delle specie di discoteche. E siamo andati in questa discoteca, tutti tranquilli, lì, tra scialli. E Scialli. a un certo punto c'era uno mezzo, boh, mi sa che era, si era fumato qualcosa. Tira un pugno così a caso e becca a me. E becca sul torace e tipo all'inizio diciamo mi sono alzato tranquillo e non mi ero sentito nulla. Però andando avanti c'è diciamo, un po' col tempo. Cioè stamattina nemmeno mi ero sentito qualcosa. Poi a un certo punto mi sento tipo delle costole tipo stavano per uscire. E quindi diciamo sono andato all'ospedale e mi hanno detto che tipo quasi tutte le costole frantumate e adesso devo stare nel letto per un sacco di tempo, mi sembra 2 mesi, che poi mi devono fare pure 2 operazioni, quindi è una cosa molto lunga. Quindi Sembrerai tipo una marionetta in mente tutte bloccate lì. sì, mamma mia, una cosa bruttissima. Quindi Ah, ragazzi, vuoi parlare volevo te, Gioia? specificare, sì, Vai, vai. un attimo una cosa, che ho tagliato il pezzo centrale tra un nucleare e un altro e ho messo un'animazione che cambia la partita, tutto qua. Vai avanti, Ander, con la tua presentazione di non so come ti chiami, quanti Ragazzi, supporti io hai. diciamo prima di tutto voglio dire come ho conosciuto questo clan, perché come sono venuto a contatto con loro. Allora, io diciamo prima di Italia Overpower, sinceramente non li conoscevo. Poi ho visto qualche video su Italia Overpower e ho detto guarda, me giocano bene insieme tutti questi ragazzi. E quindi sono andato a iscrivermi al loro canale. Vedevo diciamo che erano molto bravi, ho visto che hanno inviato pure un video a Kill the Face Game, quindi ero diciamo interessato diciamo a entrare in questo clan. Solo fino a un tot di periodo fa le iscrizioni su PS3 non erano ancora aperte. Poi diciamo mentre stavo giocando sul PlayStation, Lore XD, GTF Lore XD, mi aveva detto che i GTF avevano in mente questa cosa. Io appena l'ho saputo diciamo mi sono messo subito in contatto con Zodiac e adesso sono qua con voi a commentare un doppio nucleare molto speciale. E lui è anche un reclutatore assieme al JTF Esatto, Lore XD, diciamo sono i che reclutatori e vi ribadiamo, se volete entrare nel clan ci sono dei requisiti da rispettare per PS3, c'è un video apposta, lo metterò alla fine del video e dovete contattare lui o Lori. però ragazzi, vi consiglio di contattare Lorix in questo video perché come vi ho detto io starò assente per 2 mesi, quindi è Cioè adesso difficile. non si sa ancora Non si sa bene che benissimo, cosa. però per sicurezza contattate l'ORIXD e basta per adesso. Poi diciamo a quando mi metti in sesto ve lo dirò. Esatto. Quando lo riattaccano e Quando mi mettono a posto.
Poi parlaci un po' di te, Under, cosa fai come Ragazzi, sport, io di scuola a parte sono prima di segarti? tutto sono del 97, e faccio lo scientifico, sono stato bocciato una volta, poi in prima liceo, poi il secondo anno ho fatto 2 anni in uno, quindi adesso passo in terza. Diciamo, ho fatto un po' il pazzo, dicevo, scialla, io sono troppo furbo per fare un'altra volta la prima, infatti ho fatto 2 anni in uno e sono riuscito a passare per la terza, anche con la media dell'8, quindi ragazzi, alla grande. E oltre a questo sono di Firenze, come mi sembra. Chi è di Firenze? Anche Zomba stronza. Zomba. Anche il pazzo Zomba mi dicono che sei di Firenze, quindi ragazzi siamo già due persone di Firenze, sono in un clan. E boh ragazzi, Qua il come video ragazzi sta per finire già. Boh, ancora manca ancora un po' di tempo, però devo avvisare Ander in quanto lui è sul letto lì e non ha niente davanti. Io ho modificato un po' il video, tagliato qua e là dall'originale. Infatti non cagate il cazzo se non si sente l'audio, ve lo riassumo in un attimo. Babata tam tapam, faceva così, quindi se sentite le nostre voci al posto dell'audio non, cioè, non rompete, perché o c'è questo o niente, perché Ander sta senza costole. Boh, qua io faccio i miei migliori auguri di guarigione ad Ander. Rimettiti in sesto perché ti Grazie. vogliamo in forma. Qua il video sta finendo, spero che vi sia piaciuta la presentazione dei GTA Under. E bella ragazzi! Bella, raga. Non ti piace il GTF? Figa. Ti ammazzati. Figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.